Ciao ragazzi e benvenuti a Italian Globetrotter. Se siete qui e state guardando questo video, vuol dire che forse un pensierino su come si vive all'estero ve lo state facendo. Sia solo per curiosità, oppure perché veramente volete una vita migliore, volete realizzare i vostri sogni, e io con questo canale voglio proprio aiutarvi ad avere tutte le informazioni necessarie, tanti consigli e tante curiosità, perché io intervisterò gli italiani che si sono trasferiti all'estero. E oggi parleremo di Australia. Ed avremo con noi Matteo e Sasha, che vivono già là da 2 anni. Matteo, Sasha, ci siete? Ci siamo! Ciao! Ciao! Come va? Bene, bene! Tutto bene, che ore sono da te? Da me sono le 9:24. Buongiorno! Di mattina. Buongiorno! Qui è l'ora di cena dopo. È già tramontato. siete avanti. Come ore di volo quanto c'è per arrivare lì? Se sei fortunato 21. Cavolo. Sì. È incredibile, certo, quanto siamo lontani, no? Però grazie a internet ci possiamo sentire vicini, è cosa che magari anni fa questa cosa non c'era, sì. Ecco. No, sì. Per anche fortuna, per voi, per fortuna. Anche con il Covid lontani. Tutto, se no con le famiglie sarebbe stato un trauma. È un piacere avervi ospiti qui a Italian Globetrotter, conoscervi. Insomma, siamo contenti perché insomma tante persone come lo siete voi ci rappresentano nel mondo, rappresentano l'Italia e insomma siamo quindi molto orgogliosi di voi perché portate tutto il vostro talento, tutta la vostra creatività e la nostra diciamo unicità in tutto il mondo. Quindi intanto per cominciare grazie ragazzi perché ci rappresentate nel mondo. Grazie a te. Grazie a te per l'invito. È stata davvero una bella idea quella del tuo canale perché grazie. Penso che possa essere d'aiuto a tante altre persone, soprattutto post-Covid, che decideranno di fare un'esperienza del genere, perché penso che soprattutto in Italia ce ne saranno molti. Penso anch'io. Al di là di questo, un'esperienza del genere noi personalmente la consigliamo a tutti, ma ora poi piano piano ci si arriva. Certo, ci arriviamo. Ora passi parte con le domande. Ok. Allora, intanto io vado in bagno. Io. Intanto prima di diciamo farvi domandine un po' più specifiche, presentatevi e raccontate un po' la vostra storia, da dove venite, qual è insomma il vostro età terra, cosa facevate in Italia prima di lasciarla e cosa insomma vi ha spinto anche a lasciare l'Italia così giovani, giusto? Perché insomma Matteo e Sasha voi avete 29, giusto? Lui ha 29, io ne ho 28. Ok. Quasi 29, ma non ancora. Allora facciamo partire la rockstar col suo super canale YouTube, facciamo partire. Niente, io Matteo, dai. Vengo dalla metropoli di Ponte Buggianese. No, vengo da un piccolissimo paesino della Toscana che è Ponte Buggianese. Mm-hmm. E niente, mi sono sempre occupato sono sempre stato un cuoco, sono sempre stato uno chef. Nonostante che non abbia finito gli studi, però mi sono sempre dato da fare e diciamo che l'aspetto lavorativo non è stato l'aspetto principale per cui ho lasciato l'Italia, insomma, mi sono sempre arrangiato, anche in Italia ho sempre lavorato, diciamo. Ho lasciato l'Italia abbastanza giovine e poi c'è stato un momento in cui sono ritornato per poi lasciarla definitivamente nel 2017. Nei primi momenti ho continuato sempre nel mondo della ristorazione, ho continuato sempre a lavorare in cucina. Uh-huh. E tuttora lavoro anche in cucina, solo che nel mentre sono nate nuove passioni, nuove aspirazioni. Quindi niente è deciso e il futuro sarà tutta una sorpresa. Anche perché lì comunque cioè, è un paese dove ci sono opportunità, giusto? Tante. Sì, ci sono... Non ho un'idea, insomma. Sì, ci sono opportunità, ci sono tante opportunità e soprattutto è un paese che ti dà, anche facendo un lavoro modesto, ti dà una sicurezza economica per poter dedicare energie e tempo anche a coltivare delle passioni che hai magari e perché no, magari farle anche diventare una professione. Mm-hmm. Quindi a questo
il bello, tra virgolette, dell'Australia, che gli stipendi sono piuttosto alti, lo stile di vita è piuttosto alto, e che ti permette anche di poterti dedicare, di poter lavorare, risparmiare e allo stesso tempo dedicare Sì. a passioni o altre cose che hai in testa, progetti in generale. Abbiamo tantissimi amici e conoscenti che hanno aperto Attività. un'attività, perché no, anche giovani, anche magari con Qua poca riesci. esperienza, però qua puoi permettertelo anche di aprire un'attività e non dire cavolo, se mi va male sono finito. No, se va male riparte da un'altra parte poi. Quello in ogni caso, però è più facile qua. Riesci a risparmiare molti più soldi vivendo qua che rispetto magari a altri paesi. Non per forza solo l'Italia come paragone, però diciamo anche rispetto a tutta l'Europa, riesci comunque con gli stipendi più alti che hanno mediamente qua in Australia, riesci a risparmiare, poi magari dopo tanti anni aprirti qualcosa di tuo. Che insomma penso che soprattutto quando lavori in ristorazione, tipo l'obiettivo ultimo è quello, Sì, soprattutto. certo. Il del tuo canale di YouTube non vuoi parlare, Ah, certo, giusto. ma tu guarda. Anzi, Eh andatevi sì. tutti a scrivere, Di altrimenti non so. corsa, Eh sì, no, dovete sapere che Matteo, insomma, eh. è un grande esperto di video, ha un canale che io l'ho conosciuto tramite quello, quindi poi chiaramente vi lascerò poi tutto in descrizione i suoi contatti, di modo che potrete, comunque il canale suo andate a vederlo perché avrete tante, spiega anche tante cose sull'Australia, ecco, su tante Grazie. curiosità, informazioni. Qual è la cosa strana? Che io vi ho conosciuto proprio tramite il suo canale YouTube, perché anche io guardavo sull'Australia come si vive. E ora che parlo con voi, no, quando te segui uno su un canale YouTube, vedi i suoi video, li vedi un po' tu, ti sembra di parlare comunque con un VIP, con uno che fa La molto, perché vederlo ora così rockstar. in diretta, cioè davvero, ti fa una sensazione strana. Addirittura, Sì, davvero. grazie. Vabbè, mi sento strano Vorrei anch'io. provare questo brivido io, come mai io non Te lo ci parli provo? tutti i giorni con la Rockstar. Che fortuna, Appunto. che fortuna! Invece te, Io che cosa? E la tua esperienza, anch'io la vengo da Francia, una la tua grande metropoli, esperienza. anch'io vengo da un'enorme metropoli in mezzo alla Toscana, proprio enorme, vicino con Lodi, c'è cioè, tipo un micro paese, io vengo da quel micro paese. Una strada, E diciamo. sì, più o meno. Io ho studiato tanto, mi sono voluta male, mi sono anche iscritta all'università, mi sono laureata, ho studiato lingue, ho studiato russo, cinese, inglese e tedesco. Cavolo. Sono già di partenza avvantaggiata perché mia mamma è tedesca, quindi io parlo tedesco. Ah, ecco. E quindi dopo la laurea ho sempre lavorato mentre studiavo, però erano lavori part-time comunque che facevo nel weekend o nei ritagli di tempo libero. E ho iniziato ufficialmente a lavorare dopo la laurea, quando mi sono trasferita a Berlino con Matteo e ho lavorato sempre nel business management, quindi gestione aziendale, marketing, budget, accountant, ho fatto diversi settori sempre però all'interno dell'admin, roba noiosa, niente di A super Berlino questo a entusiasmante. Berlino. Sì, a Berlino. Berlino. Sì, e poi niente, dopo Berlino. Al secondo inverno abbiamo detto no, basta, fa troppo freddo, Ormai andiamoci da qualche caldo. parte. No, scherzo, era un sogno che entrambi almeno avevamo da quando eravamo bambini. E quando arrivi intorno alla soglia dei 30, dici ok, o determinate cose le faccio ora o magari non le farò più. Comunque, è una cosa stupida perché in realtà non è vero. Però diciamo che noi ci sentivamo pronti per cambiare dopo aver vissuto 2 anni lì. Volevamo per forza venire qua e meno male che siamo venuti perché considerando che adesso è più di un anno che le frontiere sono chiuse, siamo quasi arrivati giusto in tempo prima che chiudessero. Sì. Quindi meno male l'abbiamo fatto, siamo rimasti bloccati qua e alla fine della fiera è andato bene perché comunque non abbiamo risentito quasi del coronavirus, qua praticamente non c'è stato, non abbiamo mai dovuto fare una vera e propria quarantena, non abbiamo mai dovuto... Se non per 2 settimane portare la mascherina, noi possiamo uscire senza. Non ci Cavolo, sono cavolo. casi di Covid da mesi, un anno quasi forse, non mi ricordo tanto. Quindi per quello siamo stati fortunati. Vabbè, qua dove viviamo noi in realtà Qua c'è sì, così, poi vabbè, esatto. Melbourne o Magari Sydney, nelle città, sì, sì, in può città c'è essere. stato qualcosa, non grave quanto l'Europa, però c'è stato, Sì. no? Anche a Melbourne comunque si hanno fatto, mi pare, 9,
9 mesi di lockdown o 6 mesi, insomma. Periodo lungo, Beh, un periodo bello lungo. poi quando scherzano, eh no, qui infatti, ma dovrebbe essere così, dovrebbe essere così. ti multano proprio anche se, cioè, evadi dalla tua quarantena che ti devi fare a casa e ti trova la polizia e ti trova, ti multano. Tipo, mi pare sono 4.000 dollari a Sì, testa. sappiamo che se c'è un caso o due lì chiudono tutto, mentre Sì, qua sì, no. sì. C'è stato anche qua vicino, che noi viviamo praticamente in Sunshine Coast, che sarebbe a un'oretta e mezzo di macchina da Brisbane, che è la città più vicina grande a Brisbane. Brisbane. E ci sono stati dei casi a Brisbane qualche settimana fa e hanno chiuso, cioè tipo qualche caso, due, cioè due di Sì, due numero, numero. due numero. Hanno messo il lockdown Hanno l'intera messo lockdown città la città per 3-4 giorni. e è stata l'unica volta che hanno imposto in tutto lo stato del Queensland di portare la mascherina. Con questo discorso che avete fatto mi collego ad un'altra domanda che vi volevo fare, che è proprio della differenza di cultura, com'è? Con l'Italia, soprattutto con l'italiano, è molto diversa. La prima cosa che mi verrebbe da dire è il rispetto delle regole, Ecco, assurdo. noiosi sono Per noiosi. noi italiani sono quasi noiosi, C'è il limite a 50, tutti vanno a 50, c'è, passa dopo il limite a 70, tutti che accelerano fino a 70. noi Nessuno non che è proprio... sorpassa, è una cosa noiosissima, cioè è Sì, a noioso. raccontarla forse non Non rende neanche rende, l'idea, no. ma... Fidatevi che sono veramente Sì, persone. precisissimi sulle regole. Poi magari nella vita privata no, però per quanto riguarda le regole sono rispettosissimi delle regole. Dello spazio E altrui, della proprietà altrui, allo sì. stesso tempo le fanno rispettare le regole. In Italia, in tutti gli anni che ho la patente, non ho mai, mai ricevuto un test del palloncino. Sono 2 anni, neanche 2 anni in Australia, si Quanto? usa 4 volte me l'hanno fatto. Andato sempre bene, però, Però ti per controllano, farvi ti capire, controllano i tanto. controlli ci sono, le regole le fanno rispettare a tutti. A livello sociale, tipo anche l'unità familiare è un po' più, cioè, sono comunque persone anglosassoni, quindi hanno, non lo so, il concetto di famiglia che è molto simile magari a quello delle famiglie nord-europee. Quindi sì, la famiglia è importante, ma a 18 anni vado a vivere da solo. Bello, Oppure bello vado a trovare mia questo. mamma una volta al mese, anche se magari vivo vicino. Ci sono tante differenze culturali e un'altra è quanto loro amano stare all'aria aperta, ma e divertirsi con poco. Cioè, loro veramente sono persone genuine che si divertono veramente giocando, che ne so io, qualche sport in spiaggia, fanno tantissimo surf. Cioè, Oggi è estate, inverno, tutto sì, sempre. non gliene frega nulla del tempo. Cioè, loro, quando dico gli piace stare all'aria aperta, è proprio perché anche quando piove, è nuvoloso, quando noi magari non usciremo di casa, loro non gliene frega nulla, vanno in spiaggia e nuotano, non gliene frega niente di che tempo fa. Hanno rispetto per la natura. In Europa sicuramente non l'ho mai Questo è un visto. altro aspetto, È bravo, questo è, hai assurdo, ragione. Questo è assurdo il molto rispetto che hanno bello. per la natura. Un altro aspetto importante Non c'è che... inquinamento, cioè non trovi mai una cartaccia, una bottiglia, cioè già lì ti fa capire, cioè cicche di sigarette non esistono, cioè tu vai in spiaggia, è rarissimo, almeno che tu magari non vada proprio in spiaggia di città, mi immagino qualcosa ci sia, ma Non so, non ne qua abbiamo mai è viste. veramente... Poi vabbè, non so se lo sai o se lo sapete, quali sigarette costano $30 il uno pacchetto. sfracello... Non lo so perché non fumo, però Sì. ecco, Dai andremo 30 ai a 45 cercare euro informazioni. sarebbe intorno ai €20 al pacchetto, Cavolo! diciamo. Ti passa la Dai, voglia di passa la voglia. fumare. E Sono non puoi repressioni. fumare in spazi pubblici, quindi ci sono ogni tanto dei rettangoli per terra disegnati dove tu puoi fumare. Al Cavolo, di fuori di quello non puoi fumare. Non puoi fumare per strada, non puoi fumare in spiaggia, nei parchi, non puoi non puoi fumare fumare. fuori dalla porta di un negozio, di un Non puoi ristorante. fumare su marciapiedi, non puoi fumare alla fermata dell'autobus, Poi da nessuna vabbè, parte. ora È questa rispetto questo è sì, rispetto. entrerò. Due cose su cui sono molto simili gli australiani a noi sono il fatto che sono dei gran chiacchieroni, cosa che magari il Nord Europa non è. Sono degli attaccabrighe, cioè loro per scambiare due parole, soprattutto se vedono che sei straniero, Attaccabottone. attaccabottone. Attaccabrighe. Ah Attaccabrighe no, no, morisca. attaccabrighe, no, attaccabottone, ok, attaccano il bottone, cioè sì, proprio gli piace chiacchierare un sacco, sono molto, molto, molto Sì, rumorosi. rumoroso, come noi, dai, un po' come siamo famosi noi, sì, ecco, sì. sono un po' cacciari, sì, Sì. bello, ci piace e sono Vi trovate bene estremamente, con loro? sì, le Come posso? persone e la natura sono due delle cose che ti innamori quando vieni in Australia, sono tutti così
stranamente gentili. La natura è bellissima, le persone sono molto socievoli e gentili, veramente fa impressione. Cioè, tipo, quando le prime volte ti capita di rapportarti, tipo, ti sembra sia di aver trovato la giornata fortunata in cui le persone sono tutte di buon umore e Sì, gentili. vero. Ti sembra così, però in realtà qui è così Come sempre. siete capitati lì, piuttosto magari che in una grande città? L'abbiamo studiata. È stato Genere. tutto progettato sul C'è capace, tavolino. c'è È proprio capace, stata bella impostata, tagliente. concisa. Ok. Allora, quando stavamo preparando il viaggio nel 2000, sto scherzando. Nell'infanzia, Sì, dalle esatto, medie, il elementari. sogno. No, però stavamo cercando un posto dove andare a vivere e dopo aver vissuto a Berlino non volevamo vivere in città, quindi abbiamo cercato qualcosa di più piccolo, quindi abbiamo scartato subito Melbourne e Sydney che sono le più grandi e abbiamo cercato un posto dove poter vivere la vera Australia, quindi il mare, la spiaggia, l'oceano. E quindi dopo varie ricerche avevamo avuto un paio di opzioni e abbiamo scelto la Sunshine Coast perché nonostante è un piccolo paese sul mare, ti fai conto che è come la Versilia. Quindi è un tratto di costa dove ci sono tante cittadine, tutte unite insieme sotto il nome di Sunshine Coast. È Ah, tipo ok. un esempio abbastanza pratico. E niente, avevamo già chiarito le idee, conoscevamo già, avevamo degli agganci da Berlino per venire qua. E quindi siamo partiti, abbiamo fatto un grande viaggio dell'Australia per 2 mesi, abbiamo visitato per prima Melbourne dove siamo atterrati, poi da Melbourne siamo andati a Sydney, da Sydney siamo andati a Cairns che è al nord dell'Australia in zona tropicale e da lì abbiamo noleggiato un van e siamo scesi fino sotto Brisbane. Quindi abbiamo fatto un po' di tappe, poi abbiamo viaggiato, siamo andati tante volte sulla barriera corallina perché durante il Covid comunque non potevamo lasciare il Queensland. L'Australia è divisa in stati e ogni stato era chiuso, quindi non potevamo lasciare il nostro stato per quanto? Per più di un Un bel po', anno, sì. per un bel po'. Quindi eravamo un po' costretti comunque a rimanere Sì, dentro. appunto, andate a vedere i video di Matteo perché si vedono dei posti che sembra di essere in paradiso. Che Andate, andate. spettacolo, mamma mia. Ciao ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video. E poi commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao! Sull'Australia ho visto che comunque tanti utilizzano, no, lavorare nelle farm, che sono i classici, quanti sono, 80 giorni, 88, 8 eccetera. giorni, sì. E per 88 poi giorni. chiaramente entrare anche voi. Avete fatto così o avete già trovato un lavoro prima voi? No, allora, No, no. le farm, il discorso farm funziona solo esclusivamente per i working holiday. Quindi Che è un tipo di visto. una volta che arrivi col visto working holiday, per rinnovarlo per il secondo anno e poi eventualmente anche per il terzo anno, devi fare queste farm. Ok. Noi non l'abbiamo fatte perché il nostro piano in realtà era quello di venire in Australia per un anno e poi andare a vivere da un'altra parte, che poteva essere l'America Ok. o ancora non si sapeva bene. Comunque, il piano era Paesings. rimanere solo un anno. Poi è successo il Covid, poi comunque sia quando vieni qua ti rendi conto che forse un anno è poco perché non ce la fai a goderti tutto appieno, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo deciso di rimanere, perché non abbiamo fatto le farm, No. ma che siamo andati comunque sia avanti, rinnovando altri visti, su visti, visti, Sì, visti, perché i visti. due visti più probabili per chi si trasferisce in Australia per la prima volta sono o il Working Holiday Visa, che lo puoi, che puoi applicare fino a che non raggiungi 31 anni di età, altrimenti puoi anche o fare quello o dopo 31 anni puoi appellarti a uno student visa, che sarebbe un visto studenti, quindi puoi trovarti una scuola, pagare la scuola e in automatico ti E viene ti danno un rilasciato visto. un visto. Oppure se sei molto fortunato, il tuo è uno dei mestieri ricercati qua in Australia, puoi direttamente trovarti uno sponsor, però è molto complicato. Poi dipende da caso a caso, quindi anche lì è difficile generalizzare, cioè è veramente una cosa specifica per ogni persona. Quindi diciamo i due visti sono sempre o lo student o il migliore è il working holiday perché comunque ti consente di lavorare full time ovunque Certo. e puoi fare, facendo le farm, puoi rinnovare fino a 3 visti di working holiday. Di 3 anni, sì. Sì, e Ok. in totale alla fine dei 3 anni fai 9 mesi di farm in Sì, in totale. totale sì. Quindi chi vuole, facendo questi 9 mesi di farm, divisi e suddivisi nel tempo che preferisce, però poi può rinnovare di anno in anno. Così funziona.
e poi dopo o torna o si studia un modo per rimanere. Se uno vuole, comunque può rimanere. Per un qualsiasi cosa di visti, ecco, affidatevi sempre a un agente dell'immigrazione. Non credete all'amico dell'amico, non credete neanche a me. Cioè, affidatevi sempre a un agente dell'immigrazione, perché sicuramente loro ne sapranno di più. Sanno le leggi. Arrivare a essere cittadini australiani, o comunque sia anche solo permanent resident, è lunga, è dura, però si può fare sicuramente. Cioè, noi stiamo qua adesso, ci troviamo bene, però di base stiamo aspettando che la situazione in Europa migliori e poi tornare. Quindi, cioè, dipende. C'è chi viene qui con la convinzione assoluta di voler restare. Noi non eravamo tra quelli, quindi eravamo venuti per restare un anno o due e adesso siamo quasi nel terzo, quindi è andata così. Purtroppo avevamo altri piani, come tutti, penso, con questo Covid è andato purtroppo in direzione opposta, però non ci vogliamo lamentare, no. L'amiamo, stiamo benissimo, consideriamo anche l'idea di poter restare, però ancora niente, però nulla di deciso ancora. E comunque, se è successo così, vuol dire che dovevate fare questa esperienza. Assolutamente. Sì. Sicuramente, poi che tornate o no, è una cosa che mettete nel bagaglio delle esperienze. Assolutamente, non ci porta via nulla. Ci è servito, sì. Assolutamente. L'Australia è un paese sicuro a livello anche di sanità, di sicurezza, com'è? Perché questa, insomma, è una domanda che uno che va all'estero... È presente la perfezione. La perfezione, ecco. Ha risposto. È la cosa più simile alla perfezione che esista. Allora... Per quello che abbiamo vissuto noi, diciamo. Una cosa che ci tenevo a precisare è che quando si parla di Australia... Sì. Dovete immaginare la grandezza... È come quando si parla di Europa. Se parliamo per la nostra esperienza, non c'è criminalità praticamente. Dormiamo con le finestre aperte, la porta di casa aperta, la macchina non l'ho mai penso chiusa a chiave in vita mia. Cioè, tipo, vai, parcheggi la macchina. Aspetta, ti dirò di più. Quando andiamo a passeggiare in spiaggia, tu puoi lasciare il telefono sul telo e la spiaggia, fai conto che qui non è come quelle italiane dove c'hai tipo tutte le persone appiccicate, cioè le spiagge qua sono immense, quindi magari da te alla prossima persona sdraiata c'è anche 2 chilometri. Ti racconto questa, siccome noi la mattina lavoriamo in un caffè e una nostra collega trovò 50 dollari in terra sotto un tavolo mentre stava pulendo fuori. E lei? Australiana. Che avresti fatto? Australiana. In Italia sicuramente in tasca e via. Risposta sbagliata. Lei li ha presi, li ha portati dentro, li ha messi in una bustina a parte e aspettato che qualcuno li venisse a riprendere. Per 2 o 3 settimane. Per far capire la mentalità com'è, no? Loro amano magari andare a piedi scalzi, per esempio, no? In generale. E magari lasciano le ciabatte, le scarpe lì e vanno via, poi tornano, le riprendono. Ma qui lasciano tutto così, cioè si fidano tantissimo gli uni degli altri. Non... È raro, quando mai succede qualcosa, cioè la persona che poi viene beccata in flagrante, viene accusata. Cioè passa tutta, ad esempio, mi ricordo che in alcune farmacie all'ingresso vedi le foto delle persone che hanno rubato. Quindi diciamo che secondo me vogliono anche fartela un po' passare la voglia, perché vedrai che se tutti fanno bene, secondo me fanno bene a far così. Sopra scritto wanted. Wow, no. È proprio il loro modo di fare, che è molto fiducioso e responsabile, rispettoso rispetto agli altri. Cioè c'è un forte senso di collettività. Quindi non ci penserebbero neanche a fare certe cose, capito? Però comunque sia è un misto di cose. Anche il fatto che sono rigidi nel far rispettare le regole. Certo, sanno che poi se tu infrangi qualcosa poi paghi le conseguenze. Che comunque a livello di sanità, se uno ha bisogno di qualcosa, lì com'è? È privata? Uno deve pagare l'assicurazione? Sì, per questo... Qualità, com'è? Allora, sì, è privata, però prendendo quel visto che ti dicevo prima, il working holiday, hai per 6 mesi la copertura sanitaria italiana, che qua si chiama Medicare, quindi è quella statale. Okay. Quindi per 6 mesi ti rilasciano questa carta, che si chiama Medicare, e quindi quei 6 mesi sei coperto. Passati 6 mesi, o esci e entri dall'Australia, cosa al momento non possibile, oppure devi fartela privata. Non costa tantissimo e copre di base quello che copre la sanità pubblica italiana. Cioè non copre il dentista, non copre altre visite specialistiche, non copre alcune cose, però diciamo che di base se tu vai al pronto soccorso con una gamba rotta,
quello ti viene tutto coperto. Della sanità non possiamo dire niente. In Italia, no? Abbiamo questa idea del dottore che sta lì, ti ascolta, ti cosa, ti dà consigli. Qua è un po' più, cioè, sbrigativo, via. Ok, c'è questo, va bene, questa medicina, tieni. Ah, il nostro dottore non è così. Sì, dai, non è proprio così, però. Allora, ecco un'altra cosa degli australiani che sono molto scialli sulle cose. Quindi, Ah, sì. ecco, questa era un'altra cosa quando prima ci hai chiesto degli australiani. Ecco, ovviamente di riflesso sono così anche i dottori perché sono australiani. Quindi, cioè, non si impressionano facilmente come persone. Fanno Cioè, tutto col sono suo molto. tempo, Sì, tutto non. rilassati, Sì, senza perché fretta. angosciarsi, perché farsi venire, cioè, no, take it easy, cioè, vai tranquillo, tanto se una cosa non è grave, non è grave, è così, e Molto. di riflesso sono così tutti. Rilassati è la parola Perfetto. giusta. Sì, sono Anche il modo di rilassati. vivere lì è un po' più rilassato? Sì. Molto rilassato. In Italia è tutto molto frenetico, con ritmi veloci, e che il modo di lavorare che ha l'italiano, magari se va all'estero, cioè vedi la differenza, nel senso vedi che sei più, Esatto. hai un ritmo maggiore, sei più magari efficiente di Lo altri. noti che è un bello sbalzo dall'Italia barra Europa qua. E Matteo, raccontaci un po' della tua esperienza lavorativa lì in Australia. Ho fatto il cuoco in Italia, Ah, però ok. sì, lo stile di vita è completamente diverso, soprattutto in cucina, anche per quanto riguarda orario di lavoro, soldi, eccetera, 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 eccetera. Comunque. È completamente diverso. Il lavoro nell'hospitality, nella gastronomia, come si vuole chiamare, è completamente diverso dall'Italia a qua. C'è molta meritocrazia, cosa che, per quanto io mi ricordo anni fa, in Italia era un pochino più difficile. Se Difficile, sì. parti da lavapiatti, puoi diventare qualcuno, ma la Magari sì. strada è così. L'aspetto lavorativo è sicuramente valido. Qua in Australia, più si sale con l'importanza della professione, più che ci saranno differenze veramente, veramente grandi. Sì. Qua in Australia il minimo è $20 l'ora, che sono 12 euro lordi, 12, sì. 12 euro lordi circa. Quindi è già un bello scalino e te pensa che quelle sono proprio le professioni basi, magari anche per uno che inizia a lavorare o un apprendista, meno non possono pagare. Quella è la cifra, capito? Ma l'Australia è cara, quindi ecco perché prendete. No, non è cara l'Australia. Non No, è per cara quello che l'Australia. prendi. L'Australia è cara, ma è più economica sotto altri aspetti rispetto che l'Italia. Quindi. E Assolutamente. Sì. te, Sasha, che lavoro fai? Dici Allora, ho cercato per un po' la tanto tua esperienza. tempo. Ma non è che c'è tanto da raccontare. Io ho cercato per appena sono arrivata, insomma, appena ci siamo stabiliti qua dove viviamo, ho cercato di prendere in mano il lavoro che stavo facendo da Berlino, quindi sempre assistente d'amministrazione. Però il fatto è che il visto ti impone dei limiti e quindi a causa di questi limiti che ci sono inclusi nel visto, non ho potuto continuare lì. E quindi diciamo che ho fatto un po' di tutto e di più. E al momento sto insieme a Matteo gestendo questo caffè, che è anche una piccola galleria d'arte sul mare, quindi non ci sta andando così male, non ci sta andando, insomma, ci divertiamo, è un bel posticino, è tranquillo, è tranquillissimo, quindi Tranquillissimo. sì, per la tranquillità che ci dava, abbiamo deciso anche insieme di aprire un secondo business e facciamo dei piccoli eventi sulla spiaggia, quindi praticamente sono tipo, Ah, figo. chiamiamoli dei picnic di lusso sulla spiaggia, così si Bello. possono chiamare, e quindi abbiamo parallelamente al lavoro che facciamo la mattina, il pomeriggio lo abbiamo libero perché usciamo di lavoro alle 2 alle 3 del pomeriggio e quindi facciamo in tempo a organizzare questi piccoli eventi privati per il Tramonto. tramonto. Bello, Quindi cavolo. sì. Il che ci Cavolo. permette, quando lavori da libero professionista qua, penso che la differenza la noti ancora di più, perché lavori molto bene da libero professionista facendo queste cose qua, quindi hai tanto tempo per organizzarti da te le cose, per farti i tuoi progetti, insomma, poi è bello quando riesci a fare qualcosa di tuo e va bene, no? È una bella Certo, sei il sensazione. capitano della tua nave, sei te, che Sì, dici? esatto. Possiamo poi Andiamo magari bene. lasciare dei contatti qui sotto se magari qualcuno Ma vuole certo. contattarmi, eh? Se, quando mai Magari mettiamo riapriranno? anche delle foto qui da qualche parte, così. Sì. Sì, tutte Sì. qua, mettiamo qua, magari qui, poi qui, non so. E Matteo parallelamente da ormai 6 mesi sta iniziando a lavorare come videografo, quindi
insomma, col fatto anche che abbiamo lo scenario di questi picnic sulla spiaggia, abbiamo iniziato un po' a introdurre il pacchetto anche fotografico, video, per le proposte di matrimonio, per i compleanni, insomma, sono cose che sono sempre gradite. Sì, E agli sì, sì. australiani piace spendere, quindi sono sempre contenti. Se gli aggiungi qualcosa in più, loro sono molto contenti di avere, insomma, tante opzioni, di potersela godere al Certo. 100% una cosa. Non sono persone per niente tirchie. Ma in quanto italiani, per esempio, per quanto riguarda il lavoro, sono trattati un po' diversamente? Ci sono dei pregiudizi sugli italiani lì oppure sono molto tranquilli o sono apprezzati? Non so, voi che avete visto dalla vostra esperienza? Allora, Guarda, mette. no, allora, episodi di razzismo, queste Mai, cose qua, mai mai. assolutamente, anzi, Hanno una grande apertura non hanno, mentale. per esempio, no, anche questa cosa che abbiamo aperto questo business picnic, non è che abbiamo avuto mai sensazione di essere discriminati, che qualcuno non ci sceglieva, no, perché magari eravamo Assolutamente. stranieri o perché magari non parlavamo l'inglese alla super perfezione, perché poi alla fine quando ti senti con le persone, loro lo capiscono subito che non sei Certo, capisco. australiano. Assolutamente mai episodi di No. razzismo, no. E per un lavoro come il mio, che è quello dello chef, vieni comunque sia sempre apprezzato e anche se magari poi non sei buono a nulla, però vieni già messo in una posizione diversa rispetto magari a In un'altra quanto persona. italiano. Sì, lo stereotipo del cuoco Ok. italiano. Ti Sì, no, trattano quello con un sì. occhio di riguardo, hanno tanto rispetto, sanno che lavorerai bene, capito? Quindi quando tu ti presenti a un colloquio, io penso in generale, poi dipende dalla persona, ovvio, no? Non si può dire una cosa assoluta per tutti, però io No, no. penso che abbiano, essendo la cucina italiana comunque apprezzata in tutto il mondo, quando arriva un cuoco italiano è come stendergli il tappeto rosso, Sì. perché vengono molto ben apprezzati. E magari vedi quanto la gente in realtà ti accoglie a braccia aperte, ti tratta bene, ti fa sentire a tuo agio, non ti fa sentire non so, il brutto anatroccolo o quello strano. Magari quando poi ripensi a cose che hai visto, ti sono successe in Italia, dici cavolo, magari anch'io quella volta avrei potuto essere un po' più carino con una persona che non parla quella lingua, è completamente dall'altra parte del mondo. Cioè, sono molto gentili e ti fanno sentire molto bene, cioè Sì, ti fanno attuale. sentire benvenuto, Ti accolto. senti te che vai comunque da straniero, ti senti Sì. accolto, quindi è molto bella questa cosa. C'è una grandissima paura di viaggiare, venire qua, perché comunque è così lontana che uno proprio rimane un po' spaventato dal grande pasto. Se c'è una cosa che possiamo dire entrambi, poi magari anche lì è esperienza personale, ci è andata bene, non lo so. Però di non aver paura, cioè non è, la È differenza c'è, ma è semplice. molto più semplice di quanto sembri. Assolutamente. Tornassi indietro io mi farei molto meno paranoie, anche tutte queste cose sui ragni, coccodrili, serpenti, Già, ci già, già, sono, ci sono. ci sono, Volevo ma chiedervi anche quello, appunto. Ci sono, nel senso, però. Sì, sì, ci ci sono, sono, ci ci sono. sono, sì. Deve stare No, nel comunque un senso. po' più attento, magari rispetto a qua, penso, però può Allora, sì, allora. Matteo è tipo la persona più c***a che esista, però è tipo super, cioè lui si spaventa super tanto e anch'io non è che c'è, cioè, tipo se vedo un ragno grosso così in mezzo alla stanza non è che sono contenta, però non lo so, quando vivi qua ti abitui perché sei sommerso dalla natura, cioè c'è più natura che uomo, quindi te sei Sì. comunque, cioè parti svantaggiato in ogni caso, quindi perché la natura qua è ovunque. Tantissima, quindi non, tu sei minuscolo nel mezzo a niente, quindi ti abitui subito a avere tantissimi animali intorno a te, avere tantissimi alberi, ragni, perché ci sono, però ti accorgi che, per esempio, anche questa cosa dei ragni, cioè i ragni, almeno che tu non vada lì a dargli noia, non, un ragno non verrà mai da te a darti noia, non ti troverai mai un ragno sotto le coperte o nelle scarpe, a Ah, meno che tu non lo questo è lasci buono. fuori di casa. Comunque sia anche i ragni o cose non sono animali che ti sequestrano la notte e ti tagliano la gola di nascosto, cioè Che vengano a sono curiosare cosa animali che fai, comunque cioè stanno nel hanno loro la loro bella ragnatela fuori di casa e di lì non si che può muovono, cioè stanno là. capitare, può Cioè. capitare che per qualche ragione si trovino in casa magari.
Però è veramente raro, ti dico la verità. E No? anche E... quando non sono animali aggressivi, cioè non è che vengono e ti attaccano, cioè basta che in un qualche modo li scacci, cioè non fanno niente, non, sono abbastanza innocui. Ne abbiamo visti tanti, ragni, serpenti, lingue blu. Sì. Abbiamo tipo, abbiamo questo, lo chiamiamo signor lingua blu, ed è una specie di serpente con le zampe che è tipo grande così, Matteo metterà una foto qua sopra. Ecco, bravo. E è molto, cioè noi quando l'abbiamo visto il primo giorno siamo corsi al piano di sopra dai proprietari di casa. Oh mio Dio, dobbiamo chiamare tipo la chiappa coccodrilli, c'è un coccodrillo tipo strano in giardino. E lei fa: "Ah, ma quello! Ah, oh, no, lui è super friendly". E tipo: "Ma è nel nostro giardino?" Ah, con la lingua blu, cavolo. Sì, si chiama, infatti si chiama signor lingua blu per quello. È tranquilla la cosa. Ne abbiamo sentite di tanti e poi Matteo in uno dei prossimi video vi sfaterà anche qualche mito, cioè Certo, su cose che magari ci che sono, ma in sfaterà i miti, italiano non bravo. Proprio un funziona. video su che sfati i miti su questi animali pericolosi sarebbe una buona idea. Stavi guardando là, pensavo ci fosse un ragno, No, ora che si parla di cioè, ragni. lui subito Ora che mi... si spaventa, appena perde un attimo lo sguardo nel vuoto, lui tipo, ragno. Qui hanno tanto rispetto per gli animali, per la natura, cioè, per i parchi. Hanno tantissimi parchi nazionali in cui non puoi costruire, non puoi fare niente, non puoi. Tanta roba. Ci sono tantissime regole, non puoi fare praticamente nulla, non ci sono neanche i bidoni, devi portare dietro tutto te e poi buttare fuori tutto quando è finito il parco. Hanno tantissimo rispetto, cioè siamo stati anche a trovare dei nostri amici che avevano dei ragni grossi così in giardino per l'appunto e noi tipo eravamo, il tavolo era proprio quasi sotto a queste grosse ragnatele in cui tu dici ma perché tipo non li levi? E perché lui dice giustamente ma perché, cioè io che diritto ho di toglierli? No? Cioè è casa mia come è casa No, loro. certo. Sì. No, Matteo non la vedrebbe così perché comunque lui è vabbè. italiano, però... No, vabbè, certo. Però, insomma, vabbè. Sapete che ho un 4 kg di ragno che voglio fuori 4 kg di casa, ragno. cioè non è che vorrebbe essere tranquillo, però, insomma, vabbè. Sarebbe un'esperienza, no, che tutti dovrebbero fare come per avere una lezione su come veramente bisognerebbe avere rispetto della natura, dell'altro, su come comportarsi, perché da noi queste cose qui, cioè, non esistono. Quindi uno magari che fa Assolutamente. un'esperienza lì e magari poi quando torna di sicuro è cambiato, penso, no? Penso che anche tutti e due vedremo le cose con occhi diversi quando Certo, torneremo. sì, soprattutto, Tanto diversi. Ci sarà un po' uno shock, magari, no? Le soprattutto per prime quanto volte. riguarda Sì. il lato naturale, sicuramente. Cioè, come ho detto anche in più volte nei video, ci ha toccato veramente tanto. Cioè, proprio a livello Profondo. profondo, sì. In un video parlavi di zona di comfort, no? Che insomma uno magari non ci pensa, ma è un punto cruciale perché tutto quello che uno vuole di più, di meglio, è fuori dalla zona di comodo, di comfort, no? E quindi ci tiene un po' Sì. lì, imprigionati, bisogna avere coraggio e insomma chi fa anche esperienze come voi, il coraggio ci vuole, no? Un po' sì. Sì. Un po' sì. La zona di comfort è sicuramente una delle peggio cose che esista, penso, al mondo, perché è quella che ti fa perdere tempo e anni andando avanti per inerzia in una situazione in cui sei in un loop infinito di cose che Scuse. girano e di scuse che vanno avanti. Però se riesci, soprattutto per i più giovani, se riesci a trovare, diciamo, la motivazione di uscire da questo loop, da questa zona di comfort, secondo me hai vinto, perché ne vale la pena di uscire per una volta da questa benedetta zona di comfort. È un po' un peccato, è un po' uno spreco, perché tu comunque, se ci pensi, vivi una volta, no? È un po' un peccato, cioè voglio dire, la tua casa non te la porta via nessuno, rimarrà sempre lì, rimarrà sempre casa tua, i tuoi amici non... rimarranno sempre i tuoi amici, la tua Se sono famiglia, amici. ovvio. Ovviamente è un po' un peccato quando vedi delle persone un po' imprigionate nella loro quotidianità, che magari... Paura, come si diceva Sì, prima, sì, è quello che ti spaventate, ma... imprigiona. Quando alla fine basterebbe semplicemente
E lo dico io perché sono la prima che magari mi faccio le straparanoie prima di fare un grande passo, però basterebbe non pensarci, basterebbe farlo. È troppo un peccato vedere persone, soprattutto giovani, magari anche nella fascia d'età tra i 18 e i 30, no, in Italia. Fate qualcosa, cavolo, andate, cioè, sono gli anni più belli, sono gli anni in cui vi divertite di più, non avete il pensiero di, non lo so, di trovare per forza ora subito il lavoro della vostra vita, ma possono andare, possono cercare, possono fare e ci sono tante opportunità, tante, molte di più di quelle che magari non hai stando fermo a casa. Certo, sono d'accordissimo, soprattutto da giovani Sì, vanno sì, sì. fatte, perché poi anche io che mi piacerebbe comunque andare anche a provare, però già comunque insomma io per dire ho 40 anni, quindi tante cose magari le faccio comunque, ma le fai Ah, non è... diversamente, Vabbè. 20 è un'altra Guarda, cosa. quando poi magari anche Matteo vorrà fare un video a proposito, perché ne abbiamo conosciuti tanti, over 40, over 50 e anche over 60, che hanno preso e si sono trasferiti in Australia. Vai Cioè, Matti, tu pensa allo fallo. shock che può essere magari per un sessantenne con nipoti andarsi a trasferire dall'altra parte del mondo. Eppure... Abituato alle sue cose, cioè alla fine a un certo punto entrano in ballo anche abitudini, no? Cioè, famiglia, insomma, responsabilità un po' più grosse, no? Eppure Però è ora è un facile. caso un po' estremo, però al volere non c'è limite, cioè se davvero vuoi No, fare una certo. Non cosa, c'è un'età, non non c'è c'è... roba. No, Uno quello non si no. dovrebbe sentire incasellato. È ovvio che magari prendere con lo zaino in spalla e andare in Australia è una cosa che risulta più facile a 20 piuttosto che magari a 40, perché comunque hai una casa, hai le bollette e tutto, mentre magari a 20 anni potresti avere le Un'agenzia spalle arriva, libere da certo. tutto. Sì. Quindi è più semplice, però uno dovrebbe provare, in ogni caso dovrebbe provare, perché Fate, fate. sì, Andate. Andate, è veramente un peccato magari vedere persone che vorrebbero, ma non riescono a trovare qualcosa in più per dire ok, basta, lo faccio, dai, fallo e basta. infatti voglio usarlo per spronare anche tanti giovani, perché soprattutto qui in Italia siamo molto, no, attaccati alla casa, si sta in casa fino a grandi, no, Mammoni, mammoni. mammoni, no? Però fatelo perché, come si diceva prima, della zona di comfort, quella è la zona di comfort, non è che cioè, sta lì, o si allarga se uno supera le proprie paure, diventa sempre più grande, e però, come dicevate anche voi, le superi affrontandole, no? Quindi affronti le paure e ti butti, magari le superi, questa zona di comfort si allarga e stai sempre meglio. Se no, se uno si fa prendere dalle paure, ovviamente si restringe e magari poi ti vengono le fobie, no, quello no, quello no, e dopo non fai Sì, più niente. Ecco, quindi. esatto. Si tratta soltanto a volte di non farsi spaventare dai cambiamenti, di dire ok, faccio, non c'è niente di spaventoso dall'altra parte, capito? C'è sempre qualcosa di diverso, ma non deve essere un motivo per farti bloccare, perché come magari ci può essere una cosa che ti spaventa, ce ne saranno altri 100 che ti piaceranno Certo, tanto. eh sì, certo. I pro e i contro dell'Australia? Il Primo primo contro che mi negativone. viene in mente così su due piedi è che le giornate Oddio, che palle. Lo dice sempre. sono veramente corte. Durante l'estate la luce arriva proprio a stallarghi, Sette e sette, sette e un mezza. quarto, sette e mezza In la sera. estate, in piena estate. D'inverno D'inverno tipo oggi ha tramontato, ora è ora. pieno inverno, è tramontato alle 5. D'estate fa giorno alle 4, magari il Sì, non c'è il cambio solare in Queensland, quindi noi non abbiamo... cambio orario, Il cambio orario, sempre scusami. la Sì. solita D'inverno, temperatura è lì, che è pieno inverno. Dove siete voi? di giorno con il sole varia tra i minimo 18 e massimo 25-30. E abbiamo, sì, possiamo andare in spiaggia di giorno. La sera magari ti serve la felpa, può scendere a 11 gradi, 10, 11 gradi. La temperatura più fredda che abbiamo mai registrato noi è stata di 7 gradi. 7 gradi, sì. È stata, ma proprio magari sei Sera. l'ora prima dell'alba che fa quel freddo invernale, In culmine. Queensland quasi nessuno ha i termosifoni in Non ci casa. sono i termosifoni, noi non li abbiamo, per È un esempio, clima, non esistono. diciamo, caldo tutto l'anno comunque, non è Sì, mai sì, freddo. sì, sì. Qui siamo in zona subtropicale, quindi non hai mai quell'escursione termica molto forte, come magari invece hai a Sydney e a Melbourne, perché essendo già più a sud, risentono molto di più il clima invernale estivo. Quindi a Melbourne e a Sydney hai un vero e proprio inverno e hai una vera e propria torrida estate.
L'ho già detto che vanno piano in macchina, sì, vero? Però ne abbiamo parlato fino ad ora. Sì, oh, hai parlato tanto, sì. Gli stipendi alti, lo stile di vita, la tranquillità comunque che ti può dare sia a livello quotidiano che a livello di, non so, aprire un'attività, visto che noi abbiamo aperto un'attività così dal niente, dopo pochissimo che eravamo qua. La burocrazia è un grande punto a favore dell'Australia, se posso dirlo, un grande punto a favore. Abbiamo aperto un conto in banca in meno di 10 minuti, abbiamo registrato tutto quello che dovevamo registrare sempre in meno di 5, sì, è tutto online, tutto è tutto facile, è tutto immediato. Devo dire un contro, burocrazia. La cosa dei visti in Australia è un'enorme insensatezza, è una cosa, quando vivi qua e vuoi rimanere qua, la sensazione che hai volendo rimanere come permanent, cioè arrivando a essere residente ufficiale in Australia, la sensazione che hai è quella che tu paghi per restare. Alla fine della fiera la cosa ti costa talmente tanto che tu praticamente hai pagato un biglietto d'ingresso. Ti sei comprato praticamente il fatto di stare qua. Quindi la rendono parecchio dura, complessa. E lato visti, lato visti è molto complicato. Uno pensa che ce ne siano soltanto un paio, ce ne sono infiniti. Dipendendo proprio, sono personalizzabili, diciamo così, a seconda delle tue caratteristiche, carriera e tutto quanto, puoi richiedere dei visti piuttosto che degli altri, quindi è una roba complicatissima. Per mia personalissima, ma so che la pensi così anche te, la cosa delle farm, cioè obbligare delle persone a fare un tipo di lavoro per poter restare. Sicuramente tanti la trovano una cosa fantastica, io non ho, cioè è proprio un parere personale. Scelta per cui non abbiamo fatto le farm è anche questa, perché non ci piaceva granché l'idea di perdere magari, sì, 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi di tempo lavorando nelle farm, quando magari avevi in mente altri progetti, altre cose, magari buttare via tempo così a gratis solo per poter rimanere in Australia. Capisco, l'accetto, però non mi piace. Pro natura, rispetto per la natura, le persone gentili. Un altro contro è il cibo. Se si pensa che gli inglesi in Inghilterra o i tedeschi mangiano male, non, in Australia non è meglio. Un'altra cosa magari che non ci si aspetta quando uno si trasferisce in Australia è che chiude tutto molto presto. Il massimo che ti può prendere un ristorante di tardi la sera è tipo le 8:30, 9:00, è l'ultimo proprio tavolo, proprio già la cucina è mezza chiusa e le luci sono già abbassate, magari cioè, lo fanno no, per farti un favore. 8:30, 9:00 non vai a cena. 8:30, 9:00 non è un orario per andare a cena. Massimo è alle 8:00. Sì, non è di sicuro un posto dove tu vai per far festa. No. Cioè, no, assolutamente. È un posto dove tu vivi la natura. La natura. Vivi le ti vivi proprio le gioie della vita. Sì. Per stare in contatto con la natura, il mare, il sole, le persone gentili e questo. Vero. In Australia siete felici? Vi sentite, cioè, da rimanere? Oppure avevate detto prima di che comunque appena finisce un po' questa situazione forse pensavate anche di rientrare? Siamo in una fase di valutazione. Stiamo valutando le varie opportunità che ci sono, le varie opportunità che ci sarebbero in Europa, cosa lasceremo qua, cosa troveremo là. Siamo un po' divisi a metà. Diciamo anche che il periodo Covid non è stato semplice, perché non siamo mai stati in grado di poter rivedere le nostre famiglie. Siamo stati, tra virgolette, bloccati qua. Il che ovviamente non... cioè, sei, tra virgolette, costretto a stare qua, però non è così. Tu puoi tornare quando vuoi. Il problema è che, essendo chiusi i confini, non puoi rientrare. E noi ormai qua abbiamo la vita, casa, macchina, lavoro, attività, cioè... È un po' dura ora lasciare tutto per tornare in Italia, dove la situazione è abbastanza incerta, no? Quindi, tra virgolette, diciamo che siamo costretti, bloccati qua per questi motivi, non per altri. Però siamo divisi a metà, perché da una parte qua ci sono delle buone possibilità, ma non per noi, per tutti, buone possibilità concrete di costruirci un bel futuro. Puoi fare dei progetti solidi qua, mentre magari in Europa non è così. D'altro canto, sei a 20 ore d'aereo dalla tua famiglia. Quindi cioè io personalmente mi sento sempre divisa a metà. Cioè, da una parte dico, ah, cavolo, è perfetto qua per vivere. Non vorrei vivere da nessun'altra parte, è bellissimo. Cioè, tutto l'anno 20 gradi, 25 gradi, 30 gradi il giorno, sempre in bikini. Il mare è bellissimo, la natura è incontaminata. Hai la possibilità di crescere economicamente come persona. Sono tanti i vari fattori che ci fanno essere felici qua.
Però dall'altro lato ci manca magari anche, non lo so, la natura, la storia europea, cioè, l'arte, sì, gli stimoli, hai capito, non lo so, il locale. Lato un po' culturale, artistico. Qua, che manca. Qua un po' manca. Infatti volevo chiedervi anche cos'è che vi manca di più, che qualcosa sicuramente Sì, vabbè, ci manca il cibo. Vabbè, iniziamo subito con la famiglia, perché se mia mamma vede questo video e dice che non l'ho detto prima, lei mi disereda, quindi mia mamma mi manca, mio babbo, la mia famiglia. Vabbè, la famiglia ovviamente in generale, quello è logico, no? Cioè, logico, certo. È difficile, cioè non solo che manca, ma proprio a volte arriva a dei livelli di sopportazione proprio duri. A me mi mancano le strade in mattoni di Firenze, cioè per dirti, no? Mi manca l'architettura, mi manca l'arte. Un po' vecchie manca... dell'Italia, che lì non ci sono. Cioè non ci sono edifici vecchi, cioè non c'è nulla di vecchio. Poi noi in Toscana siamo molto fortunati noi, sì. Però sì, quello ci manca sicuramente. Quindi il cibo, la famiglia, l'arte, la cultura. È la cosa che penso ci manca. Alcuni paesaggi, sì, sono le cose che ci mancano di più. Poi magari a volte pensiamo a sé quelle piccole cose che dici, ah cavolo, qua non esiste. Gli estate. Non ci sono. Oh mio Dio. Ma un'altra cosa che magari ci può mancare è la facilità di spostamento. Ah, intesa, sì. Come magari in Europa in un'ora di aereo. Cioè, sei già in un altro stato. Sì, sì. Qua, noi per esempio, per arrivare a Perth, sono 5 ore di aereo. Oppure 40 ore di macchina. Sono 40 ore guidando. Che abbiamo guardato anche quell'opzione, abbiamo detto, forse 40 ore di macchina. Le distanze sono abbastanza impegnative. E noi siamo fortunati perché alla fine in Sunshine Coast abbiamo un'ora e mezzo di macchina, sì. Brisbane. A 2 ore e mezzo la Gold Coast. A 3 ore Byron Bay, che è cioè sono tutte piccole località molto carine. Però per esempio, già se vivi a Perth, c'è Perth e basta. La città più vicina, 8 ore di macchina intorno a te, non c'è niente. La città più vicina è strano. Devi prendere l'aereo. Sì, quindi sei un po' isolato a seconda delle zone dove vai, sei un po' isolato. Perché anche quando eravamo a Sydney, cioè sei comunque a ore d'aereo, giorni di macchina, di distanza da tutto il resto, cioè ci sono tanti punti ma sono molto lontani, cioè le distanze nel mezzo, a volte te lo scordi, ma le distanze sono enormi qua, non è così facile. Tra una città e l'altra non c'è niente, poi ovviamente nel centro dell'Australia non c'è niente. Perché è quasi strano, fa quasi impressione, cioè tipo noi in Europa non siamo abituati a vedere il niente per chilometri così come qua. Cioè non esiste. Cioè, qua... quando abbiamo fatto il viaggio in van, spesso ci capitava, tipo il navigatore ci segnava, e ora tenete questa strada per 470 chilometri. E non c'erano uscite, niente, una strada dritta, senza case, solo alberi, mucche, alberi, mucche, e mucche, tante mucche qua. Se uno non c'è andato, come siamo abituati noi, è chiaro che è dura questa cosa. Sì, è strano. Tutti i paesini vicini. Sì, 10 sì. Minuti di macchina fai 4-5 comuni, in una città ci sei ancora. Sì. Questo purtroppo è così. Però dai, chiaramente ogni paese c'ha il suo pro e c'ha il suo contro. Se comunque, ecco, chi sta guardando questo video vuole avere più informazioni, magari più dettagliate, e volesse chiedere anche direttamente a loro, io qui sotto in descrizione lascerò tutti i loro contatti. Ok ragazzi, posso lasciarli qua, vero? Così. Voglia. Così vi possono, se vogliono, seguitelo. Certo. Guardatevi tutti i suoi video. Se siete interessati soprattutto al trasferimento in Australia, per qualsiasi informazione, il mio contatto Instagram, eccetera, eccetera, potete tranquillamente contattarvi. E comunque, se noi non sappiamo fornirvi le risposte, abbiamo una rete di contatti a cui possiamo reindirizzarvi. Quindi se avete... Noi siamo sempre con... Perché a me o a noi avrebbe fatto piacere, quando siamo arrivati qua, di aver avuto delle informazioni più specifiche su alcune cose, o avere un aggancio, una persona fidata. Noi non avevamo nessuno, ci siamo costruiti un po' tutto da soli. Per quindi voi, siamo molto contenti a nostra volta in realtà di poter in realtà dare una mano per quel poco che possiamo fare. Però magari quelle due persone fidate ce le siamo trovate, e quindi ci fa piacerissimo di poter reindirizzare tante domande o tanti contatti alle persone di dovere. Bene, sono contento. Infatti il mio scopo è proprio quello. Qui vi suggerisco di seguirli, Matteo e Sasha,
vi lascerò appunto tutti i loro link a video, a canale YouTube, Instagram, così almeno potete parlare direttamente con loro. Poi ovviamente se vi è piaciuto mettete un like a questo video, un bel like. Ci incoraggiate per fare i prossimi. Esatto, sottoscrivetevi al canale e accendete la notification box. La campanella, brava. Anche perché dove andremo la prossima volta vi porterò in giro in altre parti del mondo, quindi per non perdervi i prossimi video con i nostri Italian Globetrotters nel mondo, iscrivetevi al canale e così vedrete tutti i nostri prossimi video. Yes! Bene, io ragazzi, io vi ringrazio veramente tanto per essere stati i miei ospiti con Italian Globetrotters, mi ha fatto enormemente piacere conoscervi. Grazie, il nostro piacere. Per voi. Tra l'altro, si è saputo appunto che siamo anche quasi compaesani, quindi ancora meglio casualmente. Il mondo è piccolo. Il mondo è veramente piccolo. Spero comunque di risentirvi e magari, chissà, di vedervi da qualche parte del mondo con Italian Globetrotters. Sei invitato a prendere un Aperol Spritz qui con noi, quando vuoi. Ah, bene, bene. Verremo volentieri. Quando vuoi l'aperitivo ce lo facciamo volentieri. Facciamo anche un bellissimo setup dei nostri sulla spiaggia al tramonto. Bene, ragazzi, un abbraccione. Vai. Grazie. Ciao, grazie. Italiani. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.